Il termine con cui Martin Heidegger ha inteso definire l'essenza della metafisica occidentale, quello di ontoteologia, detiene una valenza tendenzialmente svalutativa dell'ontologia classica e medievale, accusata di pensare l'essere a partire dall'ente, se non addirittura di pensarlo come un ente, per cui l'essere sarebbe il vero estraneo alla metafisica, anche quando lo si pensa al di là dell'ente e lo si qualifica con il titolo di Dio. Tra gli autori che hanno preso posizione sull'argomento è particolarmente interessante l'analisi fatta da Jean-Luc Marion nel volume Dio senza essere, ripubblicato in seconda edizione nel 2008. Prendendo in esame la conferenza di Heidegger del 1957, Costituzione ontoteologica della metafisica, dove si dichiara che la costituzione ontoteologica della metafisica deriva dal prevalere della differenza che porta l'essere come fondamento e l'essente come fondante giustificante a differire l'uno dall'altro e a volgersi l'uno verso l'altro, Marion rileva due implicazioni addebitate alla metafisica in conseguenza delle direttrici heideggeriane. Una prima implicazione è che la metafisica si è organizzata secondo un'unica fondazione, unificando quella concettuale e quella causale. L'essere viene ad essere fondato da un ente supremo, poiché quest'ultimo porta a compimento l'essere, realizzando esemplarmente in sé i caratteri dell'essere di tutti gli enti. Una seconda implicazione verte sul dato che l'ente per eccellenza esercita la fondazione su tutti gli altri enti, sull'essere e sulla propria fondazione, solamente in quanto fa tornare su di sé la fondazione efficiente e causale che esercita sugli altri esseri, per cui si definisce causa sui. Questo è il concetto metafisico di Dio, e per Heidegger dire che Dio è causa sui è come chiamarlo Zeus, non si può pregarlo né offrirgli sacrifici. La funzione che Dio assolve nell'ontoteologia è quella di fondazione causale che fonda se stesso nella figura di un ente quale principio, il tutto a beneficio dell'ente. Nella differenza ontologica l'interesse è per l'ente. Riepilogando, per l'ontoteologia Dio si costituisce nel campo metafisico che muove dall'ente, assolve alla funzione di causa di tutti gli enti, di cui rende ragione, come ente fondatore deve essere fondato da se stesso, deve essere causa sui. Nel capitolo ottavo del suo testo Marion si impegna a produrre un percorso sui testi di Tommaso d'Aquino per mettere in luce la distanza che a suo avviso si riscontra tra questi tratti dell'ontoteologia e la concezione dell'essere di Dio propria dell'Aquinate. L'obiettivo finale di Marion risulta quello di liberare Dio dall'essere della metafisica e di escludere Tommaso d'Aquino dall'appartenenza ai fautori dell'ontoteologia. La tesi è argomentata mediante una rinnovata e personale ermeneutica dei testi di Tommaso sull'esse comune, sugli aspetti ontologici dell'atto della creazione, sul significato dell'identità di essenza ed esistenza in Dio, equivalente all'affermazione dell'essere divino come essere senza essenza e dunque sottratto all'autofondazione metafisica di cui è paradigma la causa sui, sulla valenza apofatica della nominazione dell'Esodo 3,14 di Dio qui est. Dio è colui che è senza nome. Tuttavia, Marion conclude dichiarando che la sua proposta esegetica non è tale da imporsi categoricamente sull'esegesi dell'ontologia della tradizione tomistica. In questo senso,
riteniamo di poter concordare con l'intenzione di Marion di sottrarre l'ontologia tommasiana alla inclusione nell'ontoteologia. Tuttavia ci sono aspetti problematici nella lettura che Marion fa dell'esse comune di Tommaso e non è del tutto chiara la prospettiva nella quale inserisce la nozione di essere intensivo, così come sviluppata negli studi di Cornelio Fabbro e di Etienne Gilson. Cominciamo dai significati dell'essere. Esse comune è ipsum esse subsistens. Qui riprendo l'analisi dei nomi, dei termini, la terminologia dell'essere lucidamente esposta dal professor Kenny per mettere i significati più importanti di essere in Tommaso in relazione con l'ontoteologia. Nell'analisi del pensiero dell'Aquinate tesa a dimostrare una polivocità nei sensi dell'essere, Marion sviluppa in modo particolare una distinzione tra l'esse comune, che è l'oggetto di studi proprio della metafisica, e l'esse di Dio inteso come l'ipsum esse subsistens. La distinzione che egli opera è finalizzata a sottrarre il discorso su Dio dall'accusa di ontoteologia per come era stata formulata e lanciata da Heidegger. Il filosofo tedesco accusava la metafisica di aver obliato l'essere e di averlo entificato, snaturando conseguentemente anche la visione del divino, visto cioè come un mero ente supremo, rientrante però ancora nella categoria degli enti. Marion disinnesca questo rischio offrendo una visione del divino che esula dall'orizzonte dell'essere. In questo senso egli può parlare di Dio senza essere, ovvero di una speculazione sul divino che non viene più effettuata nei limiti e dentro le categorie della metafisica classica, una metafisica dell'essere, ma che riconosce a Dio una specificità irriducibile alla logica e al discorso ontologico tradizionale. In questa prospettiva l'esse di Dio è un esse che rimane a noi incomprensibile e inattingibile. La lettura marioniana di Tommaso indaga dunque proprio questo aspetto e ci sembra che possa essere messa a confronto con un'interessante proposta di Alejandro Ogliano, ritrovandovi alcune affinità. Piano interpreta infatti l'espressione tommasiana ipsum esse subsistens in modo diverso rispetto alla traduzione classica, lo stesso essere sussistente. Questa traduzione infatti non è considerata pienamente in linea con il pensiero dell'Aquinate e al suo posto la traduzione più appropriata sarebbe invece quella il suo stesso essere sussistente. Esprimendo cioè il fatto che Dio è il suo stesso essere. In altre parole, Dio non è l'essere sussistente, ma è il suo essere sussistente. Nel sistema speculativo tomistico non vi sarebbe perciò spazio per l'essere stesso e come tale, privo di qualificazioni. Viceversa, l'essere è qualificato in ogni circostanza, anche in riferimento a Dio. Dio è inteso come la totalità del proprio essere, ipsum esse, e non come la totalità generica dell'essere, esse comune. Dunque, sostenendo che Dio è il suo stesso essere, Tommaso d'Aquino non avrebbe inteso dire che è soltanto essere, senza aggiunte o qualificazioni, bensì con quell'espressione avrebbe inteso significare che l'essere di Dio è tale da non poter essere qualificato sotto alcun genere perché non viene qualificato da altri principi diversi da sé. Pertanto Dio non è affatto l'essere indeterminato, ma anzi è il più determinato, benché, essendo determinato solo da se stesso, non risulta coglibile sotto nessuna delle nostre determinazioni. Questa interpretazione di Ogliano potrebbe dunque avallare la lettura marioniana del pensiero dell'Aquinate, prospettando in entrambi gli autori la visione di un Tommaso non ontoteologico.
Su questo fronte ritengo che si possa corroborare la lettura del pensiero dell'Aquinate attraverso un'altra considerazione in favore della presa di distanze dall'essere di Dio, dall'essere dell'ontologia heideggerianamente inteso. Si può infatti evidenziare che per il dottor Angelico l'essere comune non ha una vera e propria consistenza ontologica, ossia non è ipostatizzato, né ha una realtà iperuranica secondo accezioni tipicamente platoniche. Esso è al contrario un'astrazione operata nell'ambito del pensiero per riferirci speculativamente all'essere dei singoli enti esistenti. Esso è in breve un concetto e sono molti i passi nei quali l'Aquinate non manca di ribadirlo, ad esempio il passo della Somma contro Gentile che è stato presentato prima in traduzione italiana dal professor Kenny e anch'io qui in parte riproduco, lo leggo in latino, così creiamo un'altra communitas. Codest commune multis non est aliquid preter multa nisi sola ratione. Sicut animal non est aliud preter Socratem et Platonem et alia animalia nisi intellectu. Multo igitur minus et ipsum esse commune est aliquid preter omnes rex existentes nisi in intellectu solum. Si igitur Deus sit esse commune, Deus non erit aliqua res, nisi que sit in intellectu tantum. Ostensum autem est supra, Deum esse aliquid non solum in intellectum, sed in rero natura. Non est igitur Deus ipsum esse commune omnium. La distinzione per l'Aquinate appare dunque chiara e argomentata, tale per cui identificare l'essere di Dio all'essere studiato in logica e in ontologia sarebbe un'operazione speculativamente erronea, che indurrebbe appunto al rischio di ricadere negli assunti negativi che si addebitano all'ontoteologia. Tommaso dice «esse dupliciter dicitur». Uno modo significat actum essendi, alio modo significat compositionem propositionis, quam anima ad invenit conjungens predicatum subiecto. Primo igitur modo accipiendo esse, non possumus scire esse dei, nec eius essentiam, sed solum secundo modo. Scimus enim, quod ec propositio quam formamus de Deo cum dicimus Deus est, vera est, et hoc scimus ec seis effectibus, ut supra dictum est. Ci sono due modi di parlare di additio, di aggiunta o di congiunzione. In un primo modo l'aggiunta è esclusa per definizione, così la razionalità è esclusa dall'animale irrazionale. Nel secondo modo si esclude l'aggiunta quando si tratta di una cosa che non prevede che abbia delle aggiunte. L'animale comune non prevede che abbia la ragione né che non abbia la ragione. L'essere divino è senza aggiunte nel primo modo, ossia per definizione esclude che possa avere delle aggiunte. De ratione eius est, quod sibi non fiat additio. L'essere comune, dal canto suo, esclude delle aggiunte nel secondo modo, nel senso che non est de ratione eius, quod sibi fiat additio. Non va specificato in quanto essere comune. Dal discorso si evince che l'essere comune è rapportato al concetto, non va inteso come un'ipostasi al modo dei platonici, che, cito dal commento al Liber de Causis, consideravano l'ente in sé separato come un principio creato, sì in quanto partecipe di unità e bontà, ma fra tutte le creature lo collocavano al primo posto. Dionigi invece abolì questo ordine di principi separati e pose lo stesso ordine postulato dai platonici nelle perfezioni che tutte le cose ricevono per partecipazione dall'unico principio che è Dio stesso. Alla domanda qual è dunque l'essere di Dio,
Dalla prospettiva ora esaminata si dovrebbe dire che non c'è risposta, perché l'essere di Dio non è comprensibile da parte della mente umana, che può coglierlo solo in negativo nella distinzione rispetto all'essere comune. In questo modo l'accusa heideggeriana viene a cadere, perché nel riconoscimento dell'inintelligibilità dell'essere di Dio da parte dell'intelletto umano e quindi della numinosa specificità dell'ipsum esse subsistens, per come è stato appunto tradotto Dagliano, non riconducibile all'esse comune, si recupera l'autenticità del pensiero su Dio, evitando di rinchiudere concettualmente Dio in un sistema che lo entifichi, lo consideri un entone. Possiamo ora proseguire facendo un passo avanti, riprendendo una lettura più classica di Tommaso, la quale nel relazionare invece l'essere di Dio con l'essere proprio dell'ontologia presenta comunque una sua fondatezza. Le prove dell'esistenza di Dio, ad esempio, raggiungono infatti proprio la dimostrazione di un ente caratterizzato di volta in volta con vari caratteri, primo motore, causa prima, essere necessario, il quale è appunto giudicato come esistente. Pertanto slegare completamente Dio dall'essere comune, ovvero dall'essere per come viene studiato in logica e in ontologia, pur mettendolo ai ripari dai rischi di caduta nell'ontologia, nel senso heideggeriano, lo espone al rischio opposto, cioè a una totale estraneità gnoseologica, se non finanche a una sua assoluta indimostrabilità. Siccome invece è ben presente nel pensiero dell'Aquinate la possibilità di pervenire razionalmente, nella forma dei preambuli apidei, a una dimostrazione dell'esistenza di Dio e anche all'apprensione di alcuni dei suoi attributi, è dunque necessario andare oltre l'interpretazione di Marion, prima trattata, per dare spazio a queste istanze comunque chiaramente presenti in Tommaso. Cogliamo perciò le indicazioni offerte dal professor Curtini in un saggio del 2001, Heidegger et Thomas d'Aquin, dove dimostra la distanza dei testi di Tommaso circa il concetto di metafisica dalla presentazione fatta da Heidegger. E condividiamo la citazione di Gilson, finemente interrogativa. Monsieur Heidegger lui-même ne se serait pas interrogé sur l'être s'il n'était l'héritier de la tradition judéo-chrétienne qu'il semble oublier. Procedendo nell'approfondimento dell'ontologia tommasiana, può essere utile richiamarsi, ricorrendo al pensiero di Tommaso stesso, alla distinzione che egli opera tra logos filosofico e logos rivelato in una sua opera della maturità, la lettura Super Ioannis Evangelium, concentrandoci in modo particolare sulle pagine dedicate al commento al prologo di Giovanni. Il richiamo è utile perché permette di approfondire le dinamiche tra l'esse comune e l'ipsum esse divino, delineando una serie di articolazioni al riguardo. Il tema trattato qui da Tommaso riguarda la contemplazione di Dio, e quindi tocca appieno tutti i punti di nostro interesse: la sua conoscibilità da parte del nostro intelletto, la dimostrabilità razionale della sua esistenza, il rapporto tra l'esse comune e l'esse proprio di Dio. E l'articolazione principale che viene qui rilevata dall'Aquinate riguarda proprio il passaggio da un discorso filosofico su Dio a un discorso teologico, il quale, a ben vedere, può rappresentare anche il passaggio dall'esse comune all'ipsum esse divino. Per Tommaso, i percorsi dei filosofi hanno colto molti aspetti significativi nel loro accostarsi al tema del divino. E tuttavia il loro livello è stato raggiunto e superato con l'avvento della rivelazione.
La contemplazione di Giovanni nel prologo rappresenta appunto questo culmine speculativo. Qui si innesta il passaggio dal logos filosofico al logos rivelato. La contemplazione giovannea amplia i risultati della filosofia perché abbraccia la virtù con la quale il Verbo estende la sua azione su tutte le cose e la perfeziona perché è connessa all'atto perfetto che si consegue quando colui che contempla viene sollevato sino all'altezza della realtà contemplata. Le due espressioni, logos filosofico e logos rivelato, ricavate da quest'opera tomistica, possono essere utilizzate per rappresentare sinteticamente ed emblematicamente due approcci all'essere, inteso rispettivamente quale esse comune e quale ipsum esse divino. Ovvero, a seconda del modo con cui si vuole parlare dell'essere, a seconda del logos che si vuole pronunciare a proposito dell'esse, si ottiene un logos, una parola, un discorso speculativo diverso. Il tipo di discorso che viene espresso sull'essere apre di volta in volta a discipline tra loro diverse. In altre parole, la polivocità dei sensi dell'essere dipende dalla molteplicità degli approcci disciplinari con cui ci si tende a accostare a questo tema. Nella fattispecie, a proposito del logos filosofico, sono identificabili tre tipi di approcci al tema dell'essere, inteso in questo caso come essere comune. Se si vuole indagare l'ambito dell'essere possibile, ossia come coerente nella sua astrattezza concettuale, ossia oggetti fittizi, oggetti possibili, oggetti astratti, numeri, concetti puri, allora ci si appellerà alla dottrina della logica formale che da Frege in avanti ha visto consolidarsi l'utilizzo del qualificatore esistenziale per indicare precisamente quel tipo di esistenza, quel tipo di essere che è di tipo concettuale, astrattamente intesa, a prescindere da ulteriori considerazioni ontologiche sulla sua attualità o concretezza reale. Le riflessioni in questo campo riguardano ciò che nella terminologia tommasiana è chiamato esse comune, studiato nella sua astrattezza concettuale. Se invece si vuole indagare anche l'ambito dell'essere nella sua concreta attualità, allora l'ambito disciplinare di riferimento sarà l'ontologia, contraddistinta dalle considerazioni riguardanti l'actus essendi e il predicato d'esistenza. L'oggetto proprio degli studi può essere considerato sempre l'esse comune, anche se le considerazioni su di esse sono in questo caso più estese ed articolate. Possono riguardare, ad esempio, le riflessioni aristoteliche e tomistiche su atto potenza, materia, forma, sinolo, sostanza, accidenti, essere generale, enti individuali, fenomeno, noumeno. Queste ricerche possono infine spingersi anche nell'orizzonte della metafisica, sviluppando speculazioni sull'esse divino nelle sue analogie con l'esse comune. In questo la metafisica si configura come terra di confine, che se da un versante mantiene i contatti con l'ontologia e la logica, e quindi con un discorso propriamente filosofico sull'essere, un logos filosofico, dall'altro versante riconosce la sua aporeticità, rimandando a un proseguimento del discorso che dovrà affidarsi a dati non più solo filosofici, ma ottenuti per rivelazione diretta da Dio stesso, logos rivelato. Questa triplice articolazione nello studio dell'essere comune, che si scandisce nella disciplina della logica formale, dell'ontologia e della teologia razionale o metafisica, è propriamente racchiudibile entro il discorso del logos filosofico, cioè di un discorso sull'esse comune, analizzato speculativamente sia nella sua astrattezza concettuale, logica formale, sia nella sua attualità degli enti esistenti, ontologia, sia nell'orizzonte dell'essere divino metafisica, aprendosi però, in quest'ultimo caso, all'ammissione di una insufficienza,
riconoscendo cioè l'impossibilità di esaurire il discorso su Dio nei termini dell'esse comune e prospettando l'eccedenza nei termini di un suo stesso essere, a noi inattingibile e inconoscibile per via diretta. Riassumendo quanto abbiamo detto finora, abbiamo visto che Tommaso d'Aquino elabora un complesso sistema logico e ontologico imperniato sull'essere, nel quale anche Dio trova posto. È infatti fuori di dubbio il fatto che egli parli di Dio nei termini di essere, associandolo talvolta all'esse comune e qualificandolo come ens. Ciò ha indotto alcuni pensatori, in primis il già citato Heidegger, a contestare l'intero discorso metafisico occidentale che avrebbe obliato l'essere, e incluso l'essere trascendente, nella forma dell'entone, dell'ente causa sui, che soddisfa la ragione, che ricerca la giustificazione della propria passione esplicativa dell'essere degli enti, i soli che la seducono e la attraggono. Tale accusa potrebbe anche avere un certo fondamento se Tommaso avesse considerato il discorso su Dio pienamente concluso nei termini di ens o di esse comune. Invece, e su questo siamo concordi con la lettura di Marion, l'Aquinate non ha mai avuto la pretesa di concludere il discorso sul divino esclusivamente entro questi termini. Pur non svalutandoli, anzi servendosene largamente, egli ha però impostato nella metafisica le direttrici per un loro superamento. Riferendosi a Dio sia come ens esse comune, sia come ipsum esse, egli ha voluto indicare che l'essere della logica e dell'ontologia non è pienamente adeguato a descrivere Dio, non può essere considerato esaustivo. E ritengo questa affermazione congrua, ossia iscritta all'interno del suo modo di intendere i preambuli a Fidei. È molto nota agli interpreti di Tommaso e altresì agli studiosi che hanno seguito negli ultimi 50 anni l'ampio dibattito sulla dottrina della partecipazione nell'ambito della metafisica neoscolastica, la convergenza che si è venuta effettuando nella metafisica di Tommaso tra l'ontologia aristotelica e la dottrina platonica e neoplatonica del processus e del fluxus dall'uno al molteplice. Se è certamente isolabile, soprattutto nei commentari dell'Aquinate ai testi di Aristotele, che come è noto volevano attivare un'ermeneutica fedele alla lettera dei testi, se è isolabile un linguaggio che parla dell'ente dell'essere con la terminologia propria di Aristotele, è altrettanto indiscutibile l'emergere nello svolgimento ontologico pluriramificato di Tommaso di una prospettiva dominante, quella che legge l'essere e le sue diramazioni all'interno della creatio ex nihilo. Sono noti alcuni testi in cui Tommaso afferma esplicitamente che Platone e Aristotele hanno argomentato l'origine di tutto l'essere da un unico principio. Richiamo i passaggi del più sintetico di questi testi, contenuto in De Potentia, questo 3, articolo 5. Ma è indispensabile leggere i passaggi tenendo presente in anticipo la conclusione di Tommaso, che più delle volte non viene valutata. Sic ergo ratione demonstratur et fide tenetur quod omnia sint a Deo creata. Siamo cioè in una perfetta situazione di preambula fidei, ossia di una verità pienamente acquisibile sia per via di ragione filosofica sia per via di rivelazione. E la verità è la creaturalità, ossia la derivazione di tutti gli enti dall'essere di Dio. Leggiamo gli esiti, sintesi delle tre vie percorse dai filosofi per giungere a tale verità. Prima via, quella di Platone, o portet quod de necessitate eis non ex ipsis, sed ab aliqua una causa esse attribuatur,
et ista videtur ratio Platonis, oportet ergo, quod omnia alia minus perfecta ab ipso esse recipiant, et ec est probatio philosophi, est autem ponere aliquod ens quod est ipsum suum esse, oportet quod ab illo ente omnia alia sint, quecunque non sunt suum esse, sed habent esse per modum participationis. Ec est ratio Avicenna. Nei tre assunti argomentativi, la creazione è letta come un'affermazione di una causa universale attiva, operativa, dell'essere degli enti molteplici particolari. Nei tre ragionamenti non si istanzia il cambiamento, il divenire, il movimento accidentali o sostanziali, ma si mira alla radice della dipendenza. Tutti gli esseri dalla perfezione ridotta, minus perfecta, dipendono dall'essere privo di riduzione, dall'essere massimamente perfetto, unum ens perfectissimum et verissimum. L'essere che non si ripete frazionandosi in differenze, ma è tutto raccolto nell'indivisa unità. L'essere inderivato che possiede da sé l'ipsum nell'ipseità dell'assoluto è originariamente, che possiede da sé la totalità dell'essere. Siamo di fronte alla dottrina della partecipazione e qui la vediamo nella particolare luce di dottrina comune alla filosofia e alla rivelazione e dunque di condivisione della concezione dell'essere racchiusa nella dottrina della partecipazione. Seguendo le letture consolidate di Gerson e Fabbro, mi limito a richiamare qui l'aspetto in essa rinchiuso di causalità sintetica atomista, dove sintetico esprime l'inclusione di quattro processi. Primo, la nozione di partecipazione metafisica. Secondo, la nozione di esse intensivo. Terzo, la nozione di causalità metafisica. Quarto, la nozione di causalità universale. Altrimenti detto, Tommaso elabora la sintesi della causalità verticale platonica con la causalità orizzontale aristotelica. Per Fabbro, i passaggi inclusi sono connessi con l'assoluta corrispondenza fra la coppia partecipante e partecipato con la coppia atto e potenza, dove è chiaro che rispetto all'ontologia anteriore è intervenuta la scoperta di un nuovo concetto di atto al di sopra della forma ed essenza aristotelica ed un nuovo concetto di potenza diverso dalla potenza della materia. Dunque siamo di fronte a una nuova concezione di actus essendi ed ha ragione, dicono Gerson e Fabbro, perché per Aristotele il mondo è eterno, dunque l'atto di essere è coeterno col mondo. Il mondo ha una dipendenza causale, ma Aristotele l'ha esplicitata nell'attrazione che il primo motore sviluppa sui motori non primi. Non ha compreso che il mondo ha il suo bisogno più radicale proprio in un rapporto all'origine e alla conservazione dell'atto di essere. In parallelo, viene sviluppata una nuova concezione di essenza che nei vari significati vale per Aristotele come usia e come forma, mentre Tommaso ha rovesciato l'idea aristotelica della centralità della sostanza-forma perché all'essenza viene attribuita una posizione di potenza nei confronti dell'actus essendi come perfezione prima di ogni ente. Per Aristotele c'è la coppia essere in potenza, essere in atto. In Tommaso c'è la coppia essere dell'essenza, essere come atto, esistere, esistenza, che viene incorporata nella dottrina della partecipazione, di provenienza platonica, ma rivisitata con la nozione aristotelica di ente, per cui anche gli enti sensibili veramente sono e veramente operano, non solo
per la partecipazione alle cause superiori come nel platonismo. Non bastano il concetto di essenza e di forma per esprimere la nozione connessa con il concetto di creatura, che per Tommaso è del tutto assumibile dalla filosofia oltre che dalla rivelazione cristiana. Creatura implica una relazione di dipendenza dalla causa che non appartiene all'essenza della creatura, ma che l'accompagna necessariamente, perché è l'unica esplicativa dell'attualità della sua esistenza. Quarto e ultimo punto, John Scotto è una nuova interpretazione dell'ente. Seleziono uno degli aspetti importanti della tesi di John Scotto relativa alla univocità dell'ente, quello secondo cui il concetto di ente, oggetto primo dell'intelletto, non è un principio motore della conoscenza, bensì un concetto perno, così come una ampia e condivisa letteratura internazionale ha messo in evidenza negli ultimi decenni, a partire dagli studi di Lugner Onnefelder, nella sua scuola, passando attraverso le fondamentali analisi di Olivier Boulnois, per giungere alle puntualizzazioni recentissime di Andrea Nannini e di Angelo Bertoletti. Dire concetto perno significa che non si deve confondere il primo concetto dell'essere nella sua dimensione trascendentale con il concetto ultimo e trascendente di Dio. Dio non è un oggetto adeguato della nostra facoltà conoscitiva e non è nemmeno un oggetto primo virtuale che muove il nostro intelletto a conoscere qualsiasi altro ente. La tesi dell'univocità dell'ente di John Scotto è invece in grado di tematizzare l'universalità dell'ente, che si divide in finito e infinito, anteriormente alla divisione secondo le categorie. La divisione dell'ente nei generi, infatti, riguarda l'ente finito, che è quello che si divide secondo le categorie, e non l'ente infinito. Mentre la divisione antecedente tra infinito e finito coglie i due modi intrinseci dell'essere, ossia le modalità al di fuori delle quali non può darsi nulla. È la divisione tra trascendenza, dei trascendentali che Don Scotto definisce disgiuntivi o passiones disiuntive entis, che formano una coppia, e tali sono necesse esse vel possibile esse, infinitum vel finitum. Ossia la coppia finito-infinito presi insieme sono trascendentali disgiuntivi perché nella loro coestensione comprendono l'ente in quanto ente, tutto l'ente, e non possono essere predicati contemporaneamente dallo stesso soggetto. Metafisicamente essi segnano la linea di demarcazione tra Dio e le creature. L'ente finito è conosciuto come ciò che è comune alle 10 categorie e non essendo disponibile all'uomo la conoscenza intuitiva di Dio, la conoscenza del finito autorizza la conoscenza dell'essere infinito di Dio in quanto fa conoscere ciò che Dio non è, ossia che egli trascende l'ordine categoriale che è infinito. In questa direttrice, il concetto di ente in quanto ente, dal quale non si può dedurre nulla, racchiude la capacità di significare ciò che non può essere conosciuto perché di esso manca qualsiasi intuizione, ed insieme permette di estendere nella predicazione qualitativa lo statuto trascendentale al finito stesso. La citazione del recentissimo volume di Angelo Bertoletti, intitolato Dio, il mistero dell'unico. Il finito accede allo statuto di trascendentale per il fatto che non può essere compreso se non tramite il concetto di infinito. Nella tensione delle passioni disgiuntive, ossia nella coppia finito e infinito, e in questo modo l'univocità di John Scotto non sopprime la differenza infinita tra
infinito e infinito, ma la mette su di un asse fondativo, respinge il riassorbimento del finito nell'infinito perché ne mantiene la consistenza, mettendone insieme in luce l'imprescindibilità da Dio, perché, e di nuovo cito, si conosce il primo non perché il mondo costituisce la sua manifestazione diretta, ma perché non si può pensare la consistenza del mondo senza porre un principio eterno che lo fonda. Non soltanto l'infinito può appartenere solamente a Dio, e su questo concordava tutta la tradizione filosofica, ma viene sottolineato che ciò che è proprio esclusivamente dell'infinito è perciò stesso sottratto alla predicazione categoriale e pertanto trascendente rispetto al finito. Abbiamo visto che la trascendentalità dell'ente non è fondata, da Scoto, sulla partecipazione dell'ente a Dio, ma sul suo carattere di oggetto primo dell'intelletto. L'ens, la res, come oggetto primo del pensiero, non si deduce dall'essere proprio di Dio. Nessun essere ha la sua consistenza formale prima di esistere. L'ente è o ciò che esiste realmente o ciò che è possibile, inteso come logicamente non contraddittorio. Forse qui la sfumatura con la concezione di possibilità avanzate stamattina dal professor Galvan è evidente. Cioè Scoto prende possibile in un significato molto preciso, che forse non converge con i significati moderni di possibile. L'ente è o ciò che consiste realmente o ciò che è possibile, inteso come logicamente non contraddittorio. Questo è il possibile di Don Scoto. Non c'è però un ente intermedio tra la non contraddizione logica e l'esistenza. Non c'è nessun luogo delle essenze prima dell'esistenza. L'esistenza non è una proprietà quiditativa dell'ente, l'esistenza è indeducibile dal concetto dell'oggetto, ma è la proprietà per la quale l'oggetto reale, pur potendo essere interamente ricevuto nel soggetto che lo conosce, gli resta estraneo in quanto oggetto. Il criterio non è la differenza ontologica, ma l'opposizione fra il concetto e la realtà. L'esistenza è l'altro dal concetto. L'universale e l'esistenza rappresentano due positività le quali rimangono irriducibili nella loro stessa sintesi. Queste erano di nuovo frasi di Angelo Bertoletti. In altri termini, l'esistenza non è più l'atto perfettivo ultimo dell'ente, del quale l'essenza costituisce una determinazione limitante, ma l'esistenza è l'ultima determinazione dell'ente sul piano della sua conoscibilità. Ciò rientra nell'ambito della scienza trascendentale dell'ente, che comprende sia l'ente di ragione, ciò che può essere pensato senza contraddizione, sia l'ente reale, la cui esistenza reale non implica contraddizione. I significati dell'essere sono dedotti da queste due accezioni di ente, come ciò che è pensabile senza contraddizione o ciò che è esistente senza implicare contraddizione. Fuori dall'anima, in cui si alloca la determinazione della non contraddizione, la costituzione di qualcosa si dà a tre livelli. Primo, la pensabilità o rappresentabilità. Secondo, la possibilità reale. E terzo, l'esistenza. Ciò è espressamente asserito nell'espressione di Don Scoto, secondo la quale individuum est verissime ens et unum. Solo l'individuo è in senso pieno, nel senso che realizza il verum e l'unum, che si appoggia, questa affermazione, alla dottrina dell'eceitas, all'eceità che qui posso solo richiamare velocemente, principio di individuazione. L'eceità non è altro che il grado intrinseco di perfezione e potenza che caratterizza ogni singolo ente, sia finito che infinito, e che provvede a individuarlo e differenziarlo da ogni altra realtà rendendolo unico,
Si tratta di quella differenza ultima che all'interno dell'essere univoco contraddistingue ciascuna realtà sottraendola all'appiattimento dell'univocità stessa. È una citazione da Nannini su Rivista di Filosofia Neoscolastica. Solo l'ente segnato dall'eccitas, individuato di per sé in virtù del grado intrinseco della propria perfezione ultima, può essere detto esistente. Convengo perciò con Boulnois nel riconoscere che lungi dall'essere un essenzialismo, la metafisica di Scoto è una ontologica dell'esistente. A questa ipotesi ermeneutica si arriva anche analizzando la portata della Coloratio Anselmi, ossia della ripresa dell'argomento ontologico anselmiano all'interno della dimostrazione scotista dell'esistenza di Dio. Propriamente parlando, l'esistenza non è l'oggetto di un concetto, perché si sottrae al modo della conoscenza astratta. Nessuna astrazione può darci la conoscenza dell'esistenza di un oggetto, la quale può essere colta solo da un'intuizione. E poiché l'intuizione è più perfetta della intellezione astrattiva, essa offre maggiore informazione e perfezione relativamente al suo oggetto. L'esistenza differisce dall'essenza per il fatto di essere un requisito oggettivo dell'intuizione e non solamente dell'astrazione. Vi ringrazio.